Ci siamo spostati, ragazzi, siamo arrivati a Castel del Monte. Abbiamo parcheggiato poco dopo il campo sportivo, quindi venendo su vi trovate il campo sportivo sulla destra. Noi abbiamo parcheggiato poco dopo, c'erano anche altri camper. Tra l'altro è di nuovo uno dei borghi più belli d'Italia. In questo viaggio ne abbiamo già scoperti altri, quindi devo dire che siamo rimasti molto soddisfatti dagli altri borghi più belli d'Italia. Vediamo anche questo qua. Comunque vi mettiamo in descrizione il link degli altri video dei borghi più belli d'Italia. Ci prepariamo i bambini, due o tre cose, le solite due o tre cose, e andiamo a scoprire Castel del Monte. Porta San Rocco, e qui abbiamo anche la chiesa di San Rocco. Allora, siamo arrivati all'info point e sta per partire un tour del paesino, quindi andiamo insieme, ci siamo uniti anche loro e andiamo a visitare insieme Castel del Monte. Ci aprirà anche i musei, delle cose un po' particolari. Il borgo, la notte delle streghe è un rituale, si mischia fra il folklore, diciamo, e la credenza. Le donne, l'uomo partiva, andava giù, la donna restava qui senza niente, con due capre e tre galline, e fino all'inverno, fino all'estate successiva, doveva campare. Le pietre delle case conservano i ricordi dei secoli passati. Quasi si percepisce che qui, in un tempo antico, quando qualcuno si ammalava, si pensava fosse stato maledetto dalle streghe. Queste, entrando nelle case attraverso le serrature, succhiavano le energie vitali dei poveri sventurati. Per guarire dai loro malefici, i castellani usavano fare il giro del paese a mezzanotte, passando sotto sette archi dette sporte. In totale silenzio, le comare di battesimo, con le altre donne della famiglia, portavano in braccio la creatura malata. Alcune volte accadeva una miracolosa guarigione che rafforzava la credenza nel rituale magico. Sono questo, il forno del bagno, è uno dei due forni che ci sono. Io l'altro non lo apro perché è molto piccolo, quindi non riusciremo nemmeno ad entrare. Vi apro questo, che è il forno del bagno. Queste qui sono le attività, questo è il forno del comune, non erano i sociali, ma erano i forni che il comune annualmente dava in gestione, lo rimetteva, diciamo, a bando, a gara d'appalto ogni anno. Chi rispondeva alla gara lo aveva in gestione e si occupava della cottura del pane e di tutto quanto questo rione. Ce ne erano tre in realtà, uno è andato perso, quindi uno per quartiere, perché qui sono tre strade principali, questa qui via Duca degli Abruzzi che porta alla torre, poi c'è una parallela su cui passeremo via Centrale e una terza via del Colle. Quindi questo è l'ultimo, quello di via del Colle, ci sono tutti e due, l'altro è andato proprio perso, cioè sta dentro una casa ma si è perso. E chi lo prendeva quindi si occupava di fare la legna, accenderlo la sera prima, l'apertura era una volta sola a settimana. Quindi le famiglie si facevano l'impasto a casa, venivano qui con la tavola in testa, con tante pagnotte perché dovevano camparci tutta la settimana, e chi era di turno cuoceva per tutti. E si metteva lì, prendeva la prenotazione, si pagava una quota per ogni pagnotta e poi una volta caldo ci incideva lo stemma o l'iniziale della famiglia e lo lasciava steso sulle travi che poi vedrete raffreddato. Si chiama Forno del Ballo questo perché qui la piazzetta diventò un luogo di ritrovo, ovviamente nell'attesa del pane iniziarono i primi canti e balli popolari. Stando qui aspettavano ognuno il proprio turno, era anche, diciamo, un posto dove si faceva gossip, nel senso che con l'uomo che stava a Foggia qui si combinavano i matrimoni, cioè la donna
le donne più anziane, le ragazze dicevano qual era la persona che dovevano sposare. In estate tornavano i pastori. Voi contate che quando risalivano dalla Puglia non stavano qua, andavano a Campo Imperatore, quindi le famiglie non si incontravano mai. Qui il periodo era 15 giorni solo per tagliare la lana alle pecore e farle affamare, e poi si saliva su, quindi le famiglie o si incontravano a Campo Imperatore o a metà strada. E quindi bisogna ottimizzare anche i tempi. Se c'era una nascita fuori orario, gli unici uomini che restavano a scuola erano il farmacista, il notaio, il prete, erano quelli che facevano il lavoro. Seccava ancora di più il legno che si rafforzava. E qui sotto si mettevano a fare le quinte gialle, che, come vi ho detto, in epoca medicea si facevano con degli additivi naturali che oggi sarebbe impensabile usare. Le porpore si facevano con lo zafferano che lascia quella scia rossa, no? Oggi si usano tutti scarti naturali, diciamo così, le barbabietole, il nero, per esempio si fa con i gusci di mandorle e di noci che strofinati lasciano quel colore nero. E sono diventati poi famosi attraverso il tempo per questa processione delle streghe, perché anche qui l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, che fece questo progetto, ha messo una strega stilizzata con la scopa. Sì, e qua eravamo sommersi, noi qua tutti gli anni c'è una bufera. Cioè, ripropone la vita di un tempo, ma che una famiglia che stava bene. Primo che ci sta il camino ottocentesco costruito dentro la casa originale, ce n'erano 6-7 in tutto il paese. 2-3 stavano dentro il palazzo del governatore che l'ho fatto vedere, e questo è uno dei pochi che poi anche fa studiato per, sì, come le piastre ad induzione, si rimetteva qui il carbone per scaldare il piano superiore e mettere a cuocere e bollire il sugo, era fatto proprio apposta. Nelle case delle famiglie normali, nemmeno dei poveri, di quelle famiglie normali, c'era il braciere, questo qua, che si metteva vicino alla finestra, con la finestra aperta si faceva quello d'inverno. Nemmeno in ogni casa, cioè si faceva a turno, avvicinato, una sera a casa mia, una sera a casa tua, poi l'hanno lasciato, medicine, cartoline, fotoricordo di tutta questa famiglia. Questa l'hanno abitata fino al 64 più o meno, e poi è rimasta così. Questa era una casa dove questo signore nel quadro ci faceva le ricotte, infatti se vedete anche qui è tutto quanto annerito per i cagli che ci avvenivano. Quando si andava in transumanza, adesso parliamo un po', diciamo, del tratturo, no? Del percorso che facevano, mediamente, ovviamente io non l'ho detto dall'inizio, ma non l'ho detto dall'inizio, ma bisogna distinguere tra chi era il proprietario delle greggi, quindi l'armentario, e chi ci lavorava, che era poverissimo. La gente nel dopoguerra ha preferito andare in miniera piuttosto che fare la transumanza. Questo per farvi capire, la paga era un gesto di ricotta, un pugno di sale al giorno. Quindi chi era il proprietario delle greggi? Il massaro, il padrone, no? Il padrone, il massaro.
per ogni gregge ci volevano almeno sulle 3-400, ogni 3-400 pecore un pastore che le portasse a seconda dei numeri degli allevamenti. Poi ci volevano sempre per 3-400 pecore uno anche che faceva le lungiture, il capraro, caciaro, e faceva i formaggi. E ovviamente, essendo tutto in cammino, ci volevano anche persone che costruissero i recinti ogni notte. Quindi erano i butteri o i vetturini che con gli asini o i muli, in anticipo rispetto al gregge, dovevano andare avanti con gli animali e caricarsi tutti i pali e le reti, andare a fermarsi nel posto che si erano prefissati dove dormire e iniziare a costruire lo stazio, il recinto. E con le mazze, quelle lì, con quelle tre mazze, si battevano i pali nel terreno, si intrecciava la rete e quando arrivava il pastore quello lì doveva essere finito. Si mettevano le pecore dentro, il capraro faceva la mungitura e i formaggi, le ricotte. Ovviamente questi prodotti erano sempre in eccesso, cioè la ricotta soprattutto era sempre troppa rispetto alle esigenze. Allora un po' le davano sul tragitto in queste stazioni di posta che erano veramente come gli autogrill al tempo, e un po' ai contadini, i contadini che stavano sui trattori e che avevano i campi, erano parte integrante del viaggio. Mettevano a disposizione un terzo, facevano la rotazione triennale nei terreni, quindi un terzo, un terzo, un terzo, e una quota era destinata a far stazzare le pecore. Così pulivano tutto, concimavano tutto, in cambio delle ricotte lui, il contadino, cucinava per tutto quanto lo staff del gregge un pasto caldo alla sera. Al mattino il capraro rimungeva, rifaceva il formaggio delle ricotte, con la stessa modalità si ripartiva, il gregge si incamminava a piedi, i butteri dovevano smontare tutto, ricaricarlo sugli asini, raggiungere e superare il gregge per la città dopo. Questo da qui, io vi parlo di Casemonte, sono 280 km che facevano in minimo 14 giorni e ogni giorno dovevano fare questa operazione. I pericoli che avevano di fronte, a seconda delle epoche, c'è stato il brigantaggio, in quest'area è stato molto forte, però il pericolo da sempre per il pastore sono i lupi. Il lupo qui in quest'area è molto presente e è, diciamo così, chi vi dice che per l'uomo è pericoloso è una stupidaggine, però per le pecore sì. Se il lupo riesce a entrare indisturbato dentro un recinto, dentro una fattoria, le pecore le uccide tutte, senza nemmeno mangiarle. Questo è quello che lo differenzia da altri predatori ancora più feroci, che però vivono magari nella savana, la tigre, il leone. La tigre vede un branco di antilopi, ne prende una, le altre scappano dal raggio visivo, soddisfa l'istinto. Il lupo invece uccide tutte. L'orso mazzicano non c'è? No, non c'è. No. Orso è arrivato un esemplare tipo un paio di mesi fa alla Rocca, però è il primo dopo 100 anni, è stato un caso. Il lupo, qui c'è sempre stato, i lupi sono cacciatori incredibili. Quando il pastore porta il gregge, magari è capace di seguire le pecore per giorni, no? Sta dietro, sta dietro, sta dietro, poi basta un attimo che i cani, che il pastore abruzzese va a bere nei fontanili, il pastore torna e ci manca l'agnello. L'inverno, se voi vedete la caccia o come si muove un branco nei periodi invernali sulla neve, vedete che è proprio una macchina da guerra, perché i branchi, anche da 10-15 lupi, lasciano solo un'impronta, quella del primo. Cioè il capofila, che di solito è più vecchio, che si sacrifica per gli altri, ha le zampe più grandi di tutti e tutti i lupi dietro vanno esattamente con le zampe dentro. Guarda, la stessa olio. Cioè proprio una tecnica proprio di guerra. Sì, militare proprio. E infatti il cane, il pastore abruzzese, quando stanno all'aperto d'estate, gli si mette ancora adesso questo, che è il forcato portato al collo per difenderlo dal morso del lupo alla giugulare. Ovviamente, diciamo, è sempre un rapporto numerico, è raro che il lupo ingaggi una lotta con i cani, però può succedere, e comunque d'estate stanno più sicuri con questi collari. Ancora oggi gli hanno? Sì, se ne stanno all'aperto, sì, a cambio di temperatura, i 3 mesi estivi li mettono, l'inverno non serve. Il pastore che stava col gregge era poverissimo, aveva un vestito solo per 8 mesi, che a Natale si cambiavano semplicemente girandoselo al contrario, come Terence Hill al film, e dovevano sempre coprirsi, quindi avevano questi abiti di cuoio sopra i calzari, per esempio questo si chiama guardamacchia,
oppure quei gilettini per le mungiture che servivano per non sporcarsi ogni qualvolta si prevedeva o la mungitura o la tosatura. Una cosa molto particolare sono quei corni, vedete quello che sta appoggiato lì sopra. Quelli tante volte mi chiedono se è un corno da richiamo. In realtà, non standoci qui in paese l'olio, perché l'olio sta molto più in basso, era il contenitore con cui si portava l'olio che gli bastava un anno, cioè tutto il periodo della transumanza. Ci metteva tipo un tappo? Sì, sì, chiuso, attaccato al collo, era un bene di lusso, no? Certo. Sempre una scena particolare con la processione di queste streghe che vanno a fare il malocchio, i bimbi che hanno un fasciatoio col bambino che si ammala. Ragazzi, abbiamo terminato la visita a Castel del Monte, è stata molto interessante, è un museo diffuso, qua la dimostra dal diffuso, l'altro giorno abbiamo visto l'albergo diffuso, qua invece c'è il museo diffuso, ci ha portato appunto dentro alcune botteghe, quindi l'avrete visto sicuramente nel video. Ci è piaciuto, adesso andiamo a fare un po' di spesa. E abbiamo scoperto che questo era un abbeveratoio per le pecore. Esatto. Quando appunto c'era ancora questa usanza. Esatto, perché qui sull'altopiano arrivava un sacco di pecore, ci ha spiegato tante cose veramente veramente interessanti. Continuiamo il nostro viaggio, continua la nostra avventura in Abruzzo. Un pezzettino di pecorino locale. Va bene. Okay. Abbiamo fatto una sosta per due cose che ci mancavano. Brava Ginevra, tieni l'acqua, eh? Abbiamo rubato il posto a Fede. Fede giustamente ha trovato un posto migliore. Ha detto che da lì vede tutto. Gini, tieni l'acqua, eh? Tieni là. Stiamo cercando di salire su a Campo Imperatore. Intorno a noi il nulla. Ci riusciremo? Guardate che belle vallate però. Siamo saliti parecchio, eh? Grazie di essere arrivati fino qua. Volevamo ancora informarvi che questo video fa parte del tour che abbiamo fatto in Abruzzo, quindi se siete interessati alle altre tappe le trovate tutte qua sotto. Invece qua sopra vi mettiamo il link del nostro primo video in cui spieghiamo tutto il nostro viaggio. Grazie, al prossimo video. Ciao!